35 anni dalla morte di Pasolini, qui all'Idroscalo, esattamente nel luogo in cui fu barbaramente ucciso. Oggi il sindaco qui insieme a tutto il municipio per commemorare questo giorno. Sono qua col presidente Vizzani per commemorare un grande uomo, un grande poeta della nostra contemporaneità. Una persona che ha saputo cantare come nessun altro la periferia di Roma, i drammi, la bellezza e la borgata. È una persona che è stata testimone del nostro tempo. Io credo che questo poeta oggi appartenga a tutti, alla sinistra come alla destra, e lui ha saputo parlare a tutte le culture e a tutta la nostra coscienza civile, quindi noi dobbiamo ricordarlo e dobbiamo fare in modo che ci sia anche una memoria più consolidata. Ecco perché è stato il nostro impegno di allestire un museo permanente sulla sua vita, qui proprio a pochi centinaia di metri dall'Idroscalo dove è stato barbaramente ucciso, e proprio per fare in modo che questo suo percorso, questa sua testimonianza e questa sua poesia venga ricordata da tutto il popolo romano e da tutto il mondo. Quanto costerà il progetto? Per Torre San Michele si sta facendo i piani di fattibilità, la nostra intenzione è lavorare intensamente e farlo nel giro di 1-2 anni. Una nuova attenzione verso Pasolini ma anche verso l'Idroscalo, in questo posto che cosa cambierà realmente? Allora, entro novembre presenteremo nell'ambito del progetto Millennium il progetto del recupero integrale della valorizzazione del waterfront di Ostia. In questo contesto c'è un'idea di recupero dell'Idroscalo che sarà discussa con la popolazione residente, che non prevede nessuna speculazione edilizia. Questo deve diventare un parco del litorale, perché questo è un luogo unico e bellissimo, quindi deve essere valorizzato fino in fondo. Noi siamo qua per un atto che non è solo, diciamo così, cerimoniale, non è soltanto un atto dovuto, come già stato detto sia da Brocca che dall'assessore Croppi. Siamo qua perché noi dobbiamo essere consapevoli dell'importanza di tutti gli autori culturali che hanno dato un contributo profondo allo sviluppo e alla consapevolezza di Roma. E fra questi un poeta come Pierpaolo Pasolini ha veramente rappresentato un punto di riferimento essenziale, perché questo poeta non è solo uno dei poeti più importanti della nostra contemporaneità, non è soltanto un poeta straordinario, un artista che si è espresso in tutte le diverse forme, dal cinema alla poesia, alla letteratura, a tutte le forme espressive, non è stato un protagonista del proprio tempo, ma è stato una persona che ha parlato molto di Roma e che ha compreso molto Roma e che ha fatto una denuncia fondamentale, ma non solo una denuncia, ha anche indicato alternative, ha indicato altre valori e suggestioni rispetto a quel processo di omologazione, di consumismo, di mercificazione che è stata fatta nella periferia di Roma, nell'espansione di Roma. Importante annuncio durante questa fase, quella della ristrutturazione della torre costruita sembra da Michelangelo, addirittura Tor San Michele all'Idroscalo, a pochi passi dal monumento dedicato a Pasolini. Cosa diventerà questa bellissima struttura? Diventerà un'area museale importantissima, in parte dedicata a Pasolini ma non solo, sicuramente diventerà un polo di aggregazione, una bellezza, una meraviglia, il cui progettista è Michelangelo, che oggi è lasciato al degrado, domani risplenderà in tutta la sua beltà e sarà liberamente fruibile dai cittadini. Cioè, questo è quello che ci si propone. Esistono i fondi, sono stati recuperati, 2 anni di lavoro sono stati ben investiti a mio modo di vedere, ritengo che sia un altro pezzetto del nostro programma che va a compimento. E voglio annunciare che proprio oggi è stata messa all'ordine del giorno la delibera di Roma Capitale per concedere l'autonomia a Ostia, 13 municipio. Quindi contiamo di riuscire a approvare questa delibera, salvo ostruzionismi nell'assemblea capitolina da parte dell'opposizione o di chi non è convinto di questa cosa, però insomma contiamo e vogliamo riuscire a approvare questa delibera entro la fine dell'anno. È una delibera che abbiamo a lungo discusso e lavorato con
la giunta e con il consiglio del 13° municipio e questa delibera comincia il suo iter. Io mi auguro che possa essere approvata definitivamente dall'Assemblea Capitolina entro la fine dell'anno, in maniera finalmente da giungere al termine un lunghissimo percorso che deve completare l'opera dell'autonomia di Ostia, in maniera tale che Ostia sia integralmente parte di Roma Capitale, ma abbia quell'autonomia che gli deriva la sua particolare collocazione sul litorale. Quante sono le speranze che effettivamente comunque vada in porto? Tante. Il 24 novembre del 2009 fu proprio deliberato nell'aula consigliare di questo municipio quello che è stato un passo innovativo dell'amministrazione, il decentramento di un municipio. È il primo caso in Italia. Per la verità già esisteva in precedenza un decentramento che tale però, al di là di qualche funzione delegata, non era. Questo municipio sarà il pilota di questo progetto che vedrà poi coinvolti evidentemente anche tutti gli altri municipi una volta testato questo progetto, perché poi l'attuazione pratica non è delle più semplici, ma noi siamo attrezzati sicuramente per portare a termine questo importantissimo incarico che ci ha affidato il sindaco Alemanno.